Eccoci qua, è proprio primavera, anzi estate. Oggi a Bibbiena siamo arrivati su 24 gradi e siamo tornati proprio ora dalla bella passeggiata alla Pinita del Serpaio, la nostra pinita di quando c'è il lockdown e non possiamo andare nemmeno nella pista ciclabile. Potrà sembrare strano, eppure nel mondo contadino, fatto di analfabeti che non sapevano leggere né scrivere, c'era chi andava la sera a recitare Dante, oltre ad Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata, nelle case contadine e nelle vede. Pensate un po' se oggi si pensasse a una cosa di questo genere. Poi siamo a Pasqua e quindi è importante questo per Dante, perché tutto il racconto della Divina Commedia, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, è legato al periodo pasquale, quindi la resurrezione è un po' come il passaggio dall'inferno al purgatorio e il paradiso, no? E quindi proprio per questo credo che sia importante, visto che siamo vicini a Pasqua, ricordare Dante, non solo perché sono i 700 anni dalla sua morte, ma anche perché Pasqua ha un significato importante per Dante. E perché proprio per Pasqua nella Divina Commedia comincia la salita di Dante dall'inferno verso il purgatorio. E ora ve lo leggo una terzina così, ma senza aria, dice: percorrermi gli oracoli alza le vele, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Pensate un po', quindi Dante che per Pasqua lascia l'inferno e va nel purgatorio dove vanno coloro che si sono pentiti all'ultimo momento, che quindi prima di andare in paradiso devono ancora faticare un po' penare, insomma. E quindi mi sembra giusto che nel Dante di ricordare il rapporto tra Dante e la Pasqua, e la Pasqua come significato importante, e ricordarlo anche a voi bambini, perché se un giorno leggerete la Divina Commedia non fatevi spaventare dai professori che vi diranno: leggi qui, spiega cosa vuol dire questa parola. Pensate a questo racconto immaginifico, bello, dove Dante incontra fiere, incontra personaggi strani, diavoli, draghi, incontra tutto, finché poi arriva al purgatorio e in cima alla montagna poi va verso il paradiso. E ripensate sempre a quella gente che nelle case contadine recitava Dante nelle veglie e tutti stavano ad ascoltare, come recitasse una preghiera, come recitasse una cosa sacra. Ecco, il rispetto del mondo contadino verso la cultura forse è una cosa che andrebbe recuperato e ricordato, proprio perché c'era molto analfabetismo, si andava poco a scuola, ma c'era un'idea grande della cultura, che forse oggi a volte un pochino si è perso. Ma ora voglio citarvi un altro pezzo di Dante che vi potrà far ridere, perché sicuramente gli studiosi mi diranno: ma che cavolo racconti, insomma. C'è un altro brano di Dante che dice, mi sembra che sia nel paradiso, nel 17° del paradiso, tu proverai, sì come sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere e salire per l'altro scale. Dante era in esilio, aveva dovuto andare presso altri, ospite, dice, sì come sa di sale lo pane altrui. Perché il pane altrui sa di sale? Ora farò riferimento che gli studiosi mi contesteranno, perché in Toscana il sale è sciapo, come diciamo, è senza sale, e questa è una caratteristica della Toscana. Quindi lui toscano, esiliato a Ravenna, nell'Emilia Romagna, dove il sale invece è salato, dice tu proverai come sa di sale lo pane altrui, come il pane degli altri è faticoso da mangiare e quindi come ti fa penare, e come duro calli lo scendere e salire per le altre scale, e come duro, come fa soffrire il fatto di scendere e salire per le scale degli altri. Ecco, quindi vi ho citato questo verso di Dante, sì come sa di sale lo pane altrui, proprio perché in fondo si rifà a una tradizione nostra, il sale sciapo della Toscana, che diventa salata da altre parti, e per il toscano che va da altre parti mangiare il pane salato è una forma di sofferenza, è un modo di sentirsi estraneo al proprio paese. Ecco, così, visto che oggi è il Dante di,
anziché parlarvi di altre cose, vi ho parlato di questo, ma non dimenticate mai che nel mondo contadino Dante si recitava a memoria e c'erano i recitatori. E questo aspetto, oggi dimenticato, però dimostra la popolarità di Dante, perché oggi pensiamo che Dante sia un problema di studiosi. No, nel mondo contadino Dante era un poeta riconosciuto vicino alla gente, non a caso lo recitavano nelle veglie. Ma siccome siamo vicini a Pasqua, sono gli ultimi giorni della Settimana Santa, devo fare una domanda a Matteo e Adele, voglio vedere se si ricordano di qualcosa che io gli ho raccontato un'altra volta. Se io vi dico Fuori Verde, voi cosa rispondete? A cosa pensate? Ve lo ricordate? Io vi ho raccontato di un giochino che si faceva da ragazzi ai nostri tempi e durante la Settimana Santa si portava sempre un rametto di verde. Cos'era il verde? Il verde era il bosso. Il bosso era una pianta alla casa, alla nostra casa, dove avevamo quasi un boschetto di verde, di bosso. Ed è una pianta sempre verde, sia d'estate che d'inverno, ha sempre queste foglie verdi, e in più c'ha anche, io ve l'ho raccontato un'altra volta, ma ve lo ridico, con il suo legno si facevano una specie di stantuffi per tirare le pallottole di stoppa, perché il legno dentro si svuota facilmente, ha un'anima che si può togliere. Ma non è questo adesso che io vi voglio raccontare. Il verde era quello che si utilizzava per fare questo gioco durante tutta la Quaresima. Quando ci si incontrava con gli amici si diceva fuori verde, e se tu non c'avevi il verde in tasca andavi in punizione. Non mi ricordo quali punizioni si facevano, cose semplici insomma. Quindi era un modo per dire chi non ha il verde deve andare in punizione. Quindi giravamo sempre con questo rametto di verde in tasca per tutta la Quaresima. E quando si arrivava a Pasqua cosa succedeva? Ve lo ricordate, io ve l'ho detto, ma voi non vi ricordate. La mattina di Pasqua ci si alzava di corsa e si diceva, il primo si incontrava, il mio verde secco non vale più. È finita la Quaresima, il verde si è seccato e quindi non vale più il gioco del fuoriverde, e quindi non posso, anche se io non ce l'ho, andare in punizione. Quando io ero assessore alla cultura della provincia di Arezzo, mi è capitata anche questa tra le cose strane della vita. Una volta abbiamo fatto un progetto di educazione ambientale e l'abbiamo chiamato Fuori Verde, proprio per ricordare questa abitudine, questa tradizione delle nostre campagne. Tra l'altro mi ricordo che il progetto partì in un momento molto tragico, quando c'era stata l'esplosione di una centrale nucleare in Russia, a Chernobyl, e non sapevamo se potevamo mandare i ragazzi delle scuole nella foresta del Casentino. Poi ci dissero che si poteva andare, che qui non era arrivata nessuna nuvola radioattiva. Ma io l'ho ricordato perché abbiamo chiamato, ancora ciò, anche i Deplian, Fuori Verde, proprio per ricordare questo gioco che facevamo noi ragazzi di campagna durante il periodo della Quaresima, e si completava appunto col mio verde secco la mattina di Pasqua. E a quel punto si mangiava l'uovo di Pasqua benedetto, assodato, che a me non piaceva, devo dire, piace poco anche oggi l'uovo sodo, ma allora poi proprio non riuscivo a mangiarlo, nonostante che mia mamma mi dicesse sempre: mangia l'uovo benedetto, è stato benedetto, quindi lo devi almeno assaggiare per indulgenza. Allora qualche morso glielo davo, ma devo dire con molta fatica. Il giovedì santo c'è, sarebbe la lavanda dei piedi, anche qui una tradizione religiosa, fa parte della liturgia religiosa della Settimana Santa. Io me la ricordo bene perché c'era sempre la gara chi è che va a lavarsi i piedi, quindi bisognava prima lavarsi i piedi a casa ovviamente, poi chi è che veniva scelto per fare la lavanda dei piedi in chiesa. E in genere c'era sempre un gruppo di persone che erano quasi sempre quelle, insomma, ecco. Però io mi ricordo che c'era un po', piaceva essere scelti dal prete, dal parroco, per fare la lavanda dei piedi. Poi venerdì c'era la processione del Venerdì Santo, ma questa ve la racconterò un'altra volta, perché poi questa andavamo a farla a Sestino e non a San Donato, però mi sembra importante poi ricordarla, magari ve lo ricordo un altro giorno, perché
Io ho ancora impresse queste immagini della processione del Cristo morto, che poi c'è anche a Bibbiena il Cristo morto, non c'era soltanto a Sestino. Però io mi ricordo questa processione per le vie del paese, con quelli della Misericordia incappucciati, eccetera, eccetera. Me ne parlerò un'altra volta. Per ora, fuori verde. Questo che vedete è il Monte della Verna. Oggi, Settimana Santa, quasi alla conclusione, mi sembra giusto far vedere il Monte Sacro, uno dei luoghi più sacri, più belli del nostro Casentino, ma direi anche d'Italia. Con questo voglio farvi gli auguri di buona Pasqua a tutti gli amici, parenti e soprattutto ad Adele e Matteo.